Allora, Raquel, la tua storia del Casale La mia storia o la storia in Rappini? La generale? storia in generale, ma più in particolare la tua storia del Casale Rappini. Dai, io ci arrivo piano piano se vuoi, senza spiaggiarmi molto, ma il Casale, essendo del 1500, comunque raccontarla brevemente è un po' Certo. difficile. Casale nasce nel 1500 nella Palude Pontina, basicamente per immagazzinare dentro del cibo, perché era la cosa più importante in quel periodo, no? E stando 1,60 m sopra il livello del mare, era tipo un safe place, avevano detto qua, ma a tal punto che io ho scavato 1,60 m e ancora oggi, Gorgia si dice? Sgorga. Sgorga l'acqua da 1,60 m. Cerco di farla più breve possibile. Venne in mano alla mia famiglia, grazie a Gaetano Rappini, che era un ingegnere idraulico che nel 1777 Papa Pio VI incaricò un progetto di bonifica. E Gaetano accettò a cambio di non denaro, ma un giorno, scendendo dall'Appia, da Roma. E Gaetano gli disse al momento giusto, la cosa giusta, disse: Sua Santità, io mai mi siederei alla sua destra, per il cielo dello Spirito Santo, ma sempre alla sua sinistra. E il Papa gli regalò, un po' anche come sfida, tutti i terreni, da Terracina fino a Sesse, da questa parte del fiume. Così. E gli disse: Però non ti pago. E va bene, giusto, giusto. E quindi viene a mani della mia famiglia. Comunque questo posto non è mai stato una casa nobile, cioè è sempre stato un magazzino, di fatto la pianta, io la chiamo la scatola di scarpe, perché sono pareti e colonne, basta. E poi dentro, sì, dentro è un È mezzo labirinto. articolata, insomma, sì. È una casa fatta, io la chiamo la meca del do it yourself, più o meno, perché è tutto fatto con le nostre mani, tanto mio nonno come mio padre, io poi qua anche ci faccio tutto. Quindi che è successo? Perché poi la storia ve la spiego una volta venite qua, vi faccio Certo. qua lunga. Che è successo? 4 anni fa è morto mio papà e io dalla Spagna ho detto ci provo, è un'avventura tosta perché comunque ci vorrebbero molti più soldi di quelli che io ho per aggiustare questo casale, però io mi sono alzata le maniche. Per fortuna sono una ragazza che comunque ha studiato ferro battuto, mi piace, ho un po' di conoscenze di tante cose, quindi non mi spaventa il cemento, non mi spaventa il giardinaggio, non mi spaventa fare l'elettricità, cioè faccio tutto io. Quindi hai preso in mano le redini, diciamo, dell'azienda di famiglia e... L'azienda di famiglia morì con mio nonno perché Ah. c'aveva, mio nonno sì, c'aveva le mucche, poi mio padre qua era il suo paradiso. Nella sua piccola anarchia, lui faceva, smontava, ricostruiva un po' come voleva lui. E papà sì, faceva l'alloggiamento turistico, ma così, questo era il suo paradiso e anzi, cioè, a volte ti diceva di no perché quel giorno non gli andava. Insomma, mio padre era uno che viveva con molto poco e comunque dando molto al casale, che questa purtroppo è una cosa che anche io, po' chi accetta la sfida del casale sa che è un po' brutto dirlo, ma forse te come persona passi a secondo posto, perché sono Ok, prima chiaro. del casale, perché è un posto molto potente. E quindi dai, 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 e poi arriva l'estate e ricevi, almeno. E quindi io sì, sono arrivata e ho deciso di migliorare quello che stava facendo mio padre, perché comunque io sono una persona molto socievole, pur avendo preso la decisione di isolarmi così, sono stata 9 mesi a vivere qua da sola, all'inizio Ah. per papà, però sono una persona molto socievole, quindi parlavo cioè, in meno di pochissimo, anche senza macchina e senza motorino, perché ovviamente a Barcellona non ne avevo bisogno, e ho fatto subito conoscenze e quindi cerco di un po' di bilanciare questo stare da tanto tempo da sole con poi con la primavera dove provo a fare eventi culturali, un po' perché comunque questo casale
nasce un po' come un borgo, perché vedi c'è una chiesa, c'è un pozzo, c'è un forno, c'era la stalla, c'erano i posti dove dormivano, quindi qua la gente ci passava e la socialità era una cosa naturale, cioè veniva, si creava da sola. Quindi io mi sono posta l'idea davanti di dire come faccio a riprendere questa storia ai tempi moderni di adesso, no? Che mancanza, che importanza c'ha, qual è la cosa che manca e più importante dovrebbe essere ora? La cultura, secondo me. E quindi riempio questo magazzino, infatti lo slogan che mi ero inventata era prima magazzino di grano, ora magazzino di idee, perché comunque la cultura che manca tanto purtroppo dovrebbe essere invece una cosa super ordinaria di tutti, no? E quindi ho riaperto questo posto alla cultura, ovviamente dentro i miei limiti, perché facendo tutto io, dall'organizzazione degli eventi alla muratrice, è un po' complicato. In più, in un paese dove non conosco molta gente, stesse a Barcellona. Sarebbe più facile. Senti, il magazzino di idee, che da quello che ho visto, che ho capito, è soprattutto teatro, musica? Teatro, musica, abbiamo fatto anche un po' quello che capita, giustamente per questo fatto che non conosco molto, che ho dei limiti proprio spazio-tempo, perché non riesco a stare a fare la PR a Roma o a Napoli o in giro per... all'inizio facevo molta musica, poi un po' le spese, gli incassi non erano pari, almeno pari, erano sempre meno. Poi anche perché a un certo punto vedevo che la gente era il concertino, me vado a divertire. Non è solo questo la cultura, è anche di più. Quindi mostre, mercatini di artigianato, un po' ti dico, un po' quello che capita in base a quello che mi arriva, del tipo, ehi, ho conosciuto questa persona, ok, parliamone, mi piace, andiamo, se no non mi piace, non si fa. Incontri di yoga, comunque mia madre, che ora da un paio d'anni è venuta a vivere con me, è coach, quindi si interessa nel crescimento, nella crescita personale, sviluppo personale, crescita personale, ok, quindi sì. Anche laboratori, workshop, okay. Assolutamente sì, quella era l'idea proprio di base. Poi ovviamente vedi che purtroppo in questo paese, come in tanti altri, con la cultura non ci mangi e meno ci ristrutturi un casale di 2500 metri quadrati, e ho buttato un po' più di energie sulla locazione turistica, sull'accoglienza turistica, perché comunque durante l'estate con questo lavoro. Ci che dici però... quanti posti ci sono nel casale, diciamo, quante persone puoi ospitare? Allora, la locazione turistica sono 3 stanze. Ok. E poi abbiamo altre sistemazioni per i workshop, dove si possono sistemare... non grupponi grandissimi, ma 15 persone, ce la facciamo. Quindi se è un workshop teatrale o di yoga, eccetera, una quindicina di persone riuscite ad alloggiarle. Sì, più perfetto. O più le stanze, perfetto. Senti, volevo chiederti, se dovessi con 3 aggettivi descrivere il casale Rappini, quali ti vengono in mente più importanti? Insomma? Allora, rustico... Può fare anche rustico, virgola, naturale, virgola. Sì. Spartano, non so se è la parola giusta, ma molto, molto easy. Ok. Non dico solo perché sta in natura, è un posto proprio sano, naturale, dove c'è una pace, ma che non, senza, poco pretenzioso. Poco pretenzioso. Questo è un altro dei miei slogan, che spesso dico, è pieno di imperfezioni. E questo è quello che lo rende bello. La bellezza dell'imperfezione. Esatto. E poi fuori dal tempo, sicuramente. Lo sentiamo dai suoni che ti accompagnano. Si sembra di stare proprio in un paradiso terrestre. Sì. Arrivi qua e io a volte devo fare queste definizioni, oppure parlo con la gente, non perché sia casa mia, perché alla fine qua io sono venuta per passione, sì, perché comunque anche la famiglia, eccetera, però più perché... rimani a bocca aperta quando stai qua e io non mi rilasso tanto in questo posto, però mi fa piacere che altre se ne possano riposare e godere di questo fuori dal tempo, ma l'insieme eterno, perché
c'è tanta storia qua dentro che la vivi, la senti. E okay. Una cosa bella, secondo me, non, in tutti questi anni non mi dà la sensazione che sia stato qualcosa di pesante o difficile. È stato sempre un qualcosa liscio e che rende questo posto proprio così pieno di energia positiva e di bellezza. Di vitalità. Senti, volevo chiederti, tu hai parlato di della rete che in qualche modo hai creato anche con le persone del posto, anche se non c'è il motorino, se non hai usato il motorino della macchina, però diciamo hai fatto amicizia, hai conosciuto. Quando uno viene al Casale Rappini, tu cosa gli consigli di fare, di andare per esempio? Cosa si fa quando si vuole andare a fare un giro, diciamo, durante il giorno nella zona? Io quando arrivano gli ospiti mi piace molto proprio, ci sediamo e ci prendiamo un caffè, un tè, quello che sia, e purtroppo poverini li tengo un'ora a sentire la storia del casale, la storia del territorio, perché un territorio, anche se non sembra, ma cioè, ovviamente non è l'antica Roma, però cioè, è ricco di storia, perché anche prima della bonifica definitiva c'è tanta roba, e quindi io mi piace rendere partecipi agli ospiti di questa storia, sia del posto che del territorio. E cosa vedere? Io gli dico che ditemi voi, perché abbiamo le montagne dove puoi fare trekking, dove ci sono i paesini storici, dove c'è paesini con più storia che nella palude, in quello che era la palude. A livello naturalistico puoi fare tantissime cose, sono gite in cavallo, gite in bicicletta, gite in canoa, gite in canoa sul fiume, sul lago, a mare. Ti vuoi rilassare? Spiagge quelle che vuoi, sono tutte bellissime. Io poi consiglio sempre quelle, non so se ci saranno altri stabilimenti, però poverina, io la spiaggia libera l'adoro, e mi è impattato molto quando sono venuta dalla Spagna, dall'estero, non sapere neanche a volte come arrivarci al mare. Certo. Quindi mi sono andata a cercare nel mio tempo libero, che non è mai tantissimo, però i posti, e consiglio posti, guarda qua c'è il parcheggio gratuito, qua costa poco, là, quindi c'è tanto da vedere, abbiamo anche a livello gastronomico, trovi dei posti buonissimi da mangiare, è un territorio ricco di tutto, purtroppo non è tanto valorizzato, per fortuna ci sono attività, cioè, proposte come le vostre che cercano di fomentare questo territorio, che secondo me proprio a livello regionale e comunale dovrebbero lavorarci moltissimo di più, perché abbiamo tutto. Avete natura, avete cultura, avete gastronomia, vini. Di Terracina è un centro storico bellissimo, cioè architettonico hai tutto, perché hai tutto, hai dai romani al medioevo a un palazzo che persino è bello, pur essendo razionalista, che normalmente non hanno niente, questo c'ha una riproduzione vera non mi ricordo mai il nome, il reticulato romano, cioè una cosa che... L'opus reticulatum. E comunque, vabbè, ci dovrebbero lavorare un pochino di più, però per fortuna ci siamo degli amanti del territorio che... e quindi cioè, io personalmente lo consiglio vivamente, perché puoi fare di tutto, non solo andare al mare, che è quello che normalmente la gente viene a fare. C'ho una... Mi sposto un po', forse, che no? Sarà una luce. Ecco, sì. Così vediamo anche un po' qui della... Perfetto. Senti, volevo chiederti, fuori stagione, l'ultima domanda che ti faccio. Abbiamo parlato del mare, abbiamo parlato dell'estate, della primavera, ma è un territorio che andrebbe valorizzato anche fuori dalle stagioni normali, diciamo, del... Voi fate qualcosa per questo o aprite solamente nella bella stagione? Io magari potessi aprire, perché no, tutto l'anno, o almeno fino a ottobre-novembre, che qua... Sì, certo. Io almeno il mare, che è giugno, luglio-agosto, non me lo godo da aprile a giugno e da settembre a ottobre-novembre, dipendendo dal tempo. E, purtroppo no, perché non ho riscaldamenti, cioè ce l'ho solo da me. Ok. E quindi, non è una cosa fattibile per gli ospiti, quindi appena fa bel tempo riapriamo e appena arriva il maltempo chiudiamo. Giusto, io resto
se qualcuno mi vuole venire a visitare, comunque è un posto anche divertente che è davanti al camino d'inverno. Ma Quindi il caffè con te si può prendere comunque, la chiacchierata è assicurata. la storia ve la racconto anche d'inverno. Bene, Rachel, allora grazie tante, ti verremo a trovare e così ci racconti ancora più in dettaglio, diciamo, la storia del Casale Rapini che è piena di fascino e insomma veramente credo che tu ci abbia convinto a fare un salto. Grazie. Assolutamente, io vi aspetto qua. A presto, ciao Rachel. Ciao.